Mezzi vecchi e non sicuri, poco personale, stipendi da fame, il mancato rinnovo del contratto e la mancanza anche dell'assicurazione INAIL e del percorso che riguarda la malattia professionale. Tutto questo per uno dei corpi più vicini ai cittadini in situazioni di emergenza. Parliamo dei vigili del fuoco. Oggi, ancora una volta, dopo l'allarme del 2019, si è levato un accorato appello al governo. Mancate risposte che preoccupano i caschi rossi e la FPCGL che sta seguendo questa protesta, ma anche tutti i cittadini. Nel momento in cui il distaccamento cittadino, dove abbiamo la seconda partenza decretato dal 2015, non riusciamo a tenerla aperto perché effettivamente l'organico non è mai arrivato, o se è arrivato in minimissima parte, siamo costretti a chiuderlo e quindi la seconda chiamata è riferita che se la partenza della sede centrale si trova in un altro intervento, purtroppo dobbiamo far scendere squadre dalle altre sedi scoprendo quell'altra sede, quindi è un problema che ci portiamo avanti da tanti anni con l'aggravio di lavoro sui lavoratori, ma soprattutto in risposta alla cittadinanza che si aspetta il soccorso quanto prima. E quel poco che è cambiato, a onore del vero, può riguardare in parte il parco automezzi. Sappiamo che grazie alle risorse anche che sono arrivate col PNRR c'è stata la possibilità di un adeguamento del parco automezzi. Per il resto la dotazione organica, in particolar modo del comando di Taranto, è assolutamente insufficiente.